occasione del festival di Charles Dickens a Rochester sono venuta in questo che è considerato il miglior ristorante della città e ho appena ordinato, appena no, un petto di faraona con patate, scalogni, che ha un aspetto eccellente. Davvero ho preso un calice di Cannonau, sono andata sul sicuro e adesso mi accingo ad assaggiare. Giù ci sono delle ragazze italiane che hanno ordinato invece l'agnello e l'anatra. Questo ristorante ha una tradizione di fine dining, questa, ha ottenuto le due rosette, quindi ci sono dei pezzetti di bacon, di pancetta. Allora adesso alla caraffa e assaggio. Questi sono gli scalognetti, anche se hanno una forma. Thank you very much. Excuse me. Can I have again the menu, please? Yeah, thank you. Perché ho dimenticato tutto quello che c'era. Allora, la faraona è già tagliata. Veramente ottima. Vi stavo dicendo, ho aspettato mezz'ora perché preparano tutto al momento. There. Yeah, I'm just video reviewing. Okay. Allora vi dico esattamente quello che c'è nella ricetta. Sono la faraona con il purè, poi gli scalogni arrostiti con pancetta e poi questo uovo fritto che è in cima. Il ristorante propone il set menu, due portate. Io ho preso il main e poi il dessert per $19.50, quindi pur essendo un ristorante titolato è assolutamente alla portata di tutti. L'usanza dell'uovo sopra non è una novità, perché l'ho trovato anche in altri, anche nel pesce, nell'haddock, in altri ristoranti pure di cucina britannica. Da questi primi bocconi mi sento di poter consigliare questo posto, anzi addirittura le ragazze giù erano anch'esse entusiaste. Penso che valga proprio la pena fare un giro da queste parti anche solo per venire qua. In realtà mi era stato raccomandato e non ho esitato a provarlo.
Io continuo e poi magari vi racconto delle storie. Thank you. 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 Thank